Parliamo davvero di una bella iniziativa che ha voluto unire in musica attraverso la didattica a distanza i bambini della scuola primaria Fra Benedetto Tiezzi di Pozzo della Chiana. Siamo collegati con Benedetta Nofri perché c'è un bellissimo video che è stato realizzato. Benvenuta. In questo periodo appunto così particolare mi è venuta l'idea di proporre ai bambini un'iniziativa che sta andando di moda nel mondo corale, che è quella di tentare di ricreare a distanza quella vicinanza che in genere condividiamo cantando in coro. E così è stato chiesto ad ogni bambino della nostra scuola di registrare a casa propria un piccolo video con l'audio della propria voce, mentre eseguiva un brano che avevamo studiato insieme durante i mesi di scuola, un brano ironico che ci accompagna già da tempo. Questo ovviamente ha presentato alcune difficoltà e anche le famiglie si sono date da fare per rispondere a tutti i requisiti tecnici che sono serviti per realizzare questo pazzo progetto. Quindi le voci singole dei bambini sono state sovrapposte una all'altra. L'adesione, tra l'altro, è stata veramente importante perché i bambini hanno risposto in 63 e quindi si è trattato di allineare 63 video che sono stati inviati e il risultato è quello che vedremo, in cui i bambini compaiono in piccole finestre, infatti il video è fatto sempre di 16 finestre, in cui si alternano e ruotano questi 63 bambini, però l'audio è esattamente la risultante di quello che loro hanno registrato individualmente e inviato. Aveva già scordato il suo guaio. Non conosceva la televisione. Questo appunto è un brano ironico di un compositore ligure che è Andrea Basevi, che ha dedicato tanto della sua esperienza alla coralità infantile e scolastica, e parla di un ago che, andato in pensione, si era nascosto appunto nel classico pagliaio e lì se ne stava ben lontano dal mondo, in un isolamento che era molto simile a quello che noi abbiamo dovuto affrontare in questi tempi di clausura dovuta al coronavirus. La storia racconta però di un'orda scalmanata che all'improvviso interrompe questa quiete perché si mette in testa di cercare quest'ago nel pagliaio, e da qui l'ironia del paragone, dell'idea di un assembramento che in questo periodo sarebbe fuori legge, un assembramento che si reca vicino al pagliaio per andare a scovare questo ago. Dobbiamo scovare per accidente, dobbiamo scovare per accidente.